ancora, vedete con quanto entusiasmo i sostenitori scaligeri hanno atteso il debutto della squadra su Maradona, mentre Volpati deve ancora una volta sacrificarsi nel ruolo di stopper, dovrà vedersela con Penzo e Ferroni, deve guardare Bertoni, proprio Bertoni inquadrato, Di Gennaro lo mette a terra, pista d'atletica anche un minaccioso cane lupo, ecco ora il Verona che cerca di manovrare, Brigel fermato, calcio di punizione però per il Verona, Di Gennaro battuto, punizione per il Verona, Di Gennaro, Brigel fronteggiato da Maradona, Brigel su Maradona e la mossa sorpresa nel settore di centrocampo, quindi Brigel distende la falcata, ecco Marangon, quindi Brigel non riesce a raggiungere il passaggio di ritorno, quindi il Napoli cerca di riportarsi in avanti per l'intervento di Di Gennaro, quindi Maradona, ecco il grande Diego, attesissimo, fischi, applausi, Di Gennaro interviene bene su di lui, Tricella dal Fiume, partita teso con le squadre, l'altra pronta a darsi aperta battaglia e nello stesso tempo anche molto concentrata nell'impegno, e quindi Gualnaro, inquadrati anche Brigel e Maradona, protagonisti di un grande duello, Penzo ora contro Volpati, si destreggia Penzo, non lo molla Volpati, alla meglio Volpati, poi un rimpallo per Penzo, ma Volpati sopravviene, Brigel, Tricella e qui Napoli, inquadrata in primo piano la panchina gialloblu, ecco Maradona messo giù di brutto da Brigel, calcio di punizione per il Napoli, inquadrato Maradona, Bertato anche Elkier, ecco dal Fiume che cerca di servire Maradona, avete visto al dodicesimo del primo tempo, ecco ancora Maradona contro Brigel, bravissimo Hans Peter Brigel che metto sembra in grado di controllare colui che è stato definito il più grosso giocatore del mondo, e ora Maradona ancora Fanna, Maradona inquadrato di spalle, ma c'è Brigel che se ne va, perde però la palla ma la recupera bravamente, Bruni evita una carica, Gennaro, stupendo intervento difensivo di Di Gennaro che serve quindi Elkier, Maradona però riesce a recuperare la palla, Bertoni, Maradona non riesce ad inserirsi, Bruni, ecco Di Gennaro inquadrato, Brigel si sgancia ancora una volta, magnifico, lo mettono giù ancora una volta, ma c'è Bruni che può proseguire l'azione, il suo cross, palla, Fanna retra, cerca spazio, Brigel tenta la botta, nel corso del quale le squadre si sono mantenute su un piano di sostanziale equilibrio, cerca ora di rendere un po' più produttive le proprie manovre, ancora una volta Brigel messo giù questa volta da Penzo, calcio di punizione, alla bisogna si accinge lo stesso Brigel, ancora quindi il pallone per Brigel che vede un varco nel settore centrale, esce ad ostruirglielo De Vecchi, palla profonda per Fanna in area, cerca di destreggiarsi, Boldini su di lui, Fanna, bel cross, Boldini in calcio da Napoli, anche Brigel naturalmente in fase offensiva, col pallone profondo, Brigel, rete! Al 26esimo del primo tempo, ecco Brigel contro Maradona ancora, sopravviene anche Fanna, altro calcio d'angolo, ma Maradona, ma il signor Mattei non è d'accordo con Mani a suo vantaggio, ma l'arbitro concede invece la punizione a Napoli, ecco ancora Maradona e Brigel in lotta, Maradona questa volta alla meglio e Brigel è costretto ad un fallo. Altissimo Napoli di Maradona per 2-0, Brigel al 25esimo, Nanno Galderisi al 32esimo, ripetiamo amici sportivi veronesi che ci sono di rispondere colpo su colpo, la partita è tutt'altro che finita perché il Napoli dispone dei grossi campioni, avete visto nel frattempo un grosso anticipo di Brigel, Brigel ancora su Maradona e avanza quindi un altro magnonto alla battuta accanto a lui Maradona che riceve, Maradona cerca sempre di girare al largo da Brigel che lo sta tenendo stupendamente, ora lo tiene per dire il vero anche un po' per la maglia, ancora Maradona sulla faccia destra, palleggio volante, poi ci ripensa, mette giù la palla, non lo molla Brigel, ecco il cross di Maradona, guarda un caratterino mica male, ecco Maradona che gli chiede palla, la riceve, sempre Brigel che non lo molla, palla per Penzo, anche Volpati, stupendo l'intervento di Di Gennaro ancora una volta, quelle abbiamo sentito sugli spalti, ora c'è un intervento di Brigel su Maradona, il gioco viene fermato, c'è un calcio al Fiume che cerca spazio, Maradona, ancora Maradona contro Brigel, se ne va Maradona, Di Gennaro stupendo interviene, ma c'è Bagni che dà Boldi, poi da Galderisi. Ricordiamo che Brigel è stato adibito alla marcatura di Maradona, ecco ancora Brigel contro Maradona, Maradona questa volta fa filtrare il pallone per Penzo, Penzo contro Volpati, appoggio per Dal Fiume che arriva, stupendo intervento, la battuta, ecco il suo pallone che giunge in area, Brigel è ancora una volta il più lesto ad intervenire in prossimità della bandierina della fascia destra, ora in area cerca di
Ecco ancora il Napoli che cerca di manovrare Maradona. Maradona contro Brigel, palla per De Vecchio, palleggio ancora molto vistoso. Ecco Celestini che dà Maradona e qui c'è un intervento piuttosto duro di Brigel, intervento che spedisce via alla brava. Quindi Bertoni, stupendo anticipo di Ferroni, Brigel, Maradona, Maradona, attenzione, se ne va, spunto di Maradona ora, cerca di contenerlo Marangon, Maradona, tricella, stupendo, fan a terra, Galderisi bravissimo, ma c'è un intervento poi di Ferrario. Brigel interviene ancora sul Napoli, Boldini spintona fan, ora Maradona contro Brigel, fallo di Brigel su Maradona di poter condurre in porto con maggiore tranquillità il risultato, deve raddoppiare, palla evita Maradona ancora di Gennaro, tocco quindi all'indietro, sopravviene Brigel, difende bravamente la palla, tre uomini su di lui, vedete Brigel è proprio un maciste, la tocca bene per Tricella che da destra distende la falcata, ora c'è Bertoni, Maradona, attenzione, Maradona contro Brigel, alla meglio Maradona, Brigel si tuffa e coi tacchetti Maradona ha colpito Brigel probabilmente in modo del tutto involontario. Brigel, avete visto, superato da Matto, mette fuori ancora Bagni per il Napoli, quindi Maradona, Bagni cerca di incunearsi, fan ancora Maradona, ecco il suo appoggio quindi sulla faccia sinistra, controlla la palla Maradona, cerca di inseguirlo Elkier, Maradona, attenzione, preziosismo di Maradona che da terra si alza, evita ancora Elkier, un altro sprazzo di grande classe di questo grosso campione. Ecco quindi Bertoni, ancora Bertoni in palleggio di recuperare lo svantaggio da parte del Napoli. Ora c'è De Vecchi, palla ora per Maradona, Maradona ancora contro Brigel, fa filtrare la palla Maradona per De Vecchi, De Vecchi contro Bruni, De Vecchi cerca il tiro, Fanna interviene su di lui, ancora De Vecchi, attenzione Bruni, De Vecchi costretto a girare a largo, Fanna interviene. Tutto regolare ancora, dice l'arbitro, il Napoli ci riprova con Maradona, ancora Maradona contro Brigel, Maradona e Brigel, vedete, ancora Maradona, azione prolungata, ma Brigel, vedete quanto è bravo, no, Maradona gli soffia la palla, Brigel invoca il fallo, ancora Maradona, il cross, Tricella, Ferroni interviene, quindi presente in difesa quando c'è da incornare via, ora Maradona batte ed è ora De Vecchio che cerca di far pervenire un pallone ai suoi, ma può liberare Bruni che tocca a Galderisi, ancora Galderisi quindi per Brigel, eccolo qua, di tacco per Galderisi sopravvenuto da De Vecchi, un altro avversario, poi tocca per Ferroni che dà a Brigel, Brigel ha evitato stupendamente un avversario, si tratta di Dal Fiume, ancora Brigel per Elkier che lascia Galderisi, bellissimo Verona a questo punto della partita, siamo al 30°, 19 secondi, Verona 3 Napoli 1, ripetiamo l'entusiasmante punteggio a questo punto, ora Brigel si incavola come una belva perché sostiene di non avere assolutamente, lo scolotto di Elkier che è bravissimo a non reagire, incredibile comportamento, giustamente energico, ora c'è Maradona che si avvia a battere questo calcio di punizione, ecco il suo pallone per Bertoni e Brigel a Mazz termine, ecco Turchetta che dà Di Gennaro che tocca a Brigel, si distende in avanti il nostro Verona, ecco Brigel che come un carro armato avanza sulla fascia sinistra, avete visto che da prestazione del nostro Verona che ha saputo affrontare la formazione napoletana con gran, Napoli non finirà stavolta, lo sappiamo, nel modo migliore, ed ecco Maradona che cerca un lancio profondo ma c'è ancora Brigel che si permette un colpo di tacco sulla palla ma poi sbaglia Turchetta e Maradona se ne va, superato anche Marangon, attenzione, ecco Maradona, ecco Donà che mostra di poter mettersi in bella evidenza, Brigel grande protagonista.